Rieccoci qui dal Salone del Risparmio, siamo in compagnia di Alessandro Arrighi della Financière de l'Échiquier. Grazie per essere qui con noi. Allora, il tema della vostra conferenza sarà sul ruolo di essere un buon stop picker. Ecco, raccontiamo un po' di più ai nostri telespettatori che cosa significa. Assolutamente, la Financière de l'Échiquier ha un modello proprietario da 28 anni che è stato ideato dal suo fondatore, che cerca non tanto di selezionare titoli sui mercati finanziari ma di selezionare aziende. Questo processo permette di avere un approccio molto più qualitativo una volta valutati i fondamentali e quindi di creare una relazione di medio-lungo periodo con le aziende selezionate. Da lì possiamo capire, in base alla qualità del management, all'impegno poi anche nell'ambito sociale e ambientale, se dell'azienda ha più senso esserne azionista oppure creditore, e quindi avere un'offerta che poi si declina attraverso una possibilità di portafogli, di proposte azionarie o obbligazionarie. Quindi oggi la possibilità e l'opportunità di essere un buon stock picker ci permette di andare a individuare quelle realtà che sono un po', come si dice oggi, disruptive, quindi contrarie, un po' a parte a quello che è l'andamento del mercato, e quindi come ci troviamo in una situazione molto volatile è molto importante andare a cercare qualità. Lo possiamo fare o direttamente sulle singole proposte di investimento oppure attraverso una soluzione diversificata, che è stato un po' anche il fiore all'occhiello della casa da più di 20 anni a questa parte. L'attenzione alle qualità delle aziende è in linea anche con quello che è il tema guida del salone, ma che è veramente centrale per l'industria del risparmio gestito in questi ultimi 2 anni, ovvero quello della tematica ESG, che voi avete cercato di applicare proprio su tutti i vostri prodotti, è così? Assolutamente, è un processo proprietario che abbiamo integrato già dal 2007, quando abbiamo ricevuto i primi 2 mandati SRI, quindi di investimento sostenibile, e dal 1 gennaio di quest'anno tutte le nostre soluzioni sono tutte notate ESG secondo il nostro modello interno. Questo ci permette di andare a evidenziare la qualità dell'azienda sottostante. Infatti abbiamo anche stabilito un report che mette in evidenza il fatto che fare investimenti responsabili su aziende che hanno impegni sostenibili non è a discapito della performance. Quindi mettiamo in evidenza attraverso le pagine del nostro report come oggi selezionare qualità può anche dare rendimento al cliente. Questo è un tema, sappiamo, centrale, perché anche noi con Asset Management avevamo fatto un sondaggio tra i nostri lettori e anche consulenti finanziari che sottolineavano quello. Sì, va benissimo tematiche SRI, però cerchiamo sempre il rendimento, e questo viene confermato. Bene, quindi rimandiamo i nostri telespettatori alla vostra conferenza, per cui diciamo anche giorno e orario. Sì, oggi, quindi il 2 aprile alle 16.30 in Sala Iello con PAPVSE, che è il portavoce della gestione, nonché ex gestore proprio di 2 fondi di Casa Échiquier. Perfetto, grazie ancora ad Alessandro Arrighi per essere stato con noi. Non mi resta Annalisa che restituire a te la linea.